passo dopo l'altro, e questa è sempre stata la strategia di Regione Lombardia, ma con un'unica finalità, quella di finire tutte le grandi opere, per poi ovviamente progettarne altre. Noi sapevamo che per procedere con opere molto più grandi come Pedemontana era importante mettere in fila tutta una serie di chiusure, prima la Brebemi e oggi finalmente la TEM. Questo ci permette non solo di guardare con fiducia delle opere importantissime che devono essere finite entro l'Expo, ma quella finalmente di poter finire anche la Pedemontana e guardare avanti, cominciare a capire dopo queste infrastrutture stradali cosa serve alla mobilità lombarda. Un grande investimento anche in termini occupazionali, come si è visto oggi. Occupazionali, e poi l'ho detto, in 2 anni oltre 2 miliardi di lavoro, solo la metà nel 2013. Provate a pensare da un punto di vista occupazionale e di economia indiretta di tutto quello che riguardano questi cantieri ha procurato la Lombardia. Per questo non dobbiamo fermarci, siamo una delle regioni certamente più attive d'Europa e nei prossimi anni non faremo mancare ovviamente la continuità. Presidente Bettoni, in che modo la Brebemi si interseca con la tangenziale esterna, la TEM? Beh, sono due autostrade che sono nate per essere coniugate e quindi la interconnessione avverrà nella zona di Pioltello Segrate, con un'operazione straordinariamente importante anche sotto il profilo della qualità dell'infrastrutturazione tecnologica, e quindi si può parlare di un'autostrada che parte da Brescia e per 90 km raggiunge la zona sud di Milano nell'area di Meleiano. Ricordiamo il resto del cronoprogramma per la Brebemi. Noi apriremo l'autostrada ai primi di giugno del 2014 in contemporaneità con l'apertura dell'arco TEM, appunto della tangenziale esterna, che sarà a fine giugno 2014.